Le indagini di Lolita Orbosco 2, la vendetta si diceva ai tempi di Rambo. Allora, Lunetta, innanzitutto raccontiamo, per quello che si può dire, quello che accadrà. Annunzia che avrà anche un, come dire, avvicinamento amoroso un po' particolare, no? Sì, Nunzia continua, come dire, a gestire il bed and breakfast insieme alla figlia Carmela. La figlia Carmela che ritroviamo, Giulia Fiume, voglio dire, di nuovo da sola, cioè non è, era già separata nella prima serie, ma insomma sto marito non si vede quasi più, quindi che continua, come dire, a crescere questi bambini un po' da sola, con l'aiuto della madre, quindi insomma una situazione abbastanza, come dire, frequente nelle famiglie dove i nonni o le nonne si devono, come dire, occupare e aiutare i figli che più sfortunati, tra virgolette, con Lolita ovviamente, che è la figlia invece più risolta, più dinamica, che ha un lavoro impegnativo, per cui voglio dire, rispetto al quale insomma la madre è abituata, insomma, come dire, però insomma anche lì sta sempre sul chi va là, perché è un lavoro rischioso, un lavoro dove rischi anche la vita, rischi, quindi insomma questo aspetto, insomma, cioè immagino che ci sia, cioè c'è, no, viene anche raccontato in questa nuova serie, non, senza svelare nulla, e poi c'è però, come dire, un'annunzia che comincia anche ad avere una vita sua, propria, che si stacca da quella familiare, ma le figlie sono assolutamente con la madre, vogliono che lei, come dire, si faccia corteggiare, accetti il corteggiamento di Trifone, e anche lì, voglio dire, è quindi anche una scelta interessante, insomma, perché che ne so, ci si aspetterebbe che sia più la figlia più giovane a trovare un nuovo amore, no? Quindi anche aver, come dire, deciso che fosse la madre alla sua età a rifarsi una vita sentimentale è stata una scelta originale, indubbiamente. Anche se comunque anche per Lolita tornerà dal passato il primo amore che ebbe, quindi lì puntini. Certo, che per, fra l'altro, la mamma ama molto, perché era uno cresciuto insieme alla famiglia di Lolita, quindi quando riappare è una sorpresa molto positiva per Nunzia. Nunzia si vede che amava questo ragazzo, cioè gli voleva bene, insomma. Senti, ma invece il rapporto che avete stabilito, te e Luisa, proprio personalmente, è anche quello un rapporto un po' madre-figlia, o siete più come due amiche? Beh, no, siamo più due amiche, però voglio molto bene a Luisa, davvero. Cioè, poi trovo che abbia una luce abbastanza unica, proprio una luce, direi, sì, che si sposa bene con la Puglia, perché anche la Puglia ha una luce straordinaria, ma è un'attrice piena di talento e di sorprese per me, no? Perché, come dire, ti coinvolge, cioè come posso dire, il suo sorriso, il suo modo di fare, il suo modo di muoversi. Io trovo che lei abbia proprio una capacità seduttiva quasi inconsapevole, e in questo credo non si incontra facilmente, no? Cioè, che appartiene, se vuoi, anche a un'iconografia delle attrici di una volta. Penso alla Loren, cioè lei potrebbe essere una nuova Loren, per dire, no? Con quel fascino e quella che si sposa però con il talento, insomma, no? Quindi ultimamente non mi pare che ci siano altre attrici di questo tipo, ecco, nel panorama italiano. Ecco, rapidamente per chiudere, hai citato la Puglia, non posso non chiederti di Bari, che entra, insomma, sempre più, diventa quasi un personaggio stesso della serie, no? La città. Assolutamente, protagonista insieme a tutti i personaggi. E l'hai riscoperta a tua volta?
Sì, oddio, io ci torno sempre, ci vado sempre, ma rivederla, come dire, fotografata con noi dentro, peraltro, è un'emozione amplificata, diciamo, Perfetto, e quindi l'appuntamento. ecco. E l'appuntamento è su Rai 1, alle 9:25, e vi aspettiamo per ben 6 serate. Perfetto, grazie e complimenti. Grazie a voi. Thank you.